Marco Melegardi, la qualità è arrivata sulle sponde del Lago d'Orta, un atleta che non ha bisogno di presentazioni, ma invece lo facciamo presentare. No, non esageriamo, io sono un amatore che per passione piace dedicarsi alle gare lunghe, in particolare alla 100 km. E dopo 4 anni tornare qua al Lago d'Orta e cimentarsi comunque su distanze oltre la maratona durante un periodo di carico, diciamo, nonostante i chilometri, viene tutto molto facile, ecco. Il paese è come essere in vacanza, fare il bagno dopo aver corso, l'ambiente è stupendo, per cui sono molto felice di essere qua e non posso che ringraziare di avermi ancora invitato e ospitato questi giorni. Non ho potuto fare tutta la manifestazione, però bisogna accontentarsi nella vita, e mi accontento. Quindi con queste 250 km che hai corso in questi 2 giorni, a che quota sei arrivato di maratona e ultra? No, quelle non le ho contate, però questa settimana sono a 265 km, sono più di 480 solo ad agosto, ero più di 1000 a luglio, insomma. Parliamo di una miglia di 31 km al giorno negli ultimi 150 giorni, quindi si sente la fatica. Vabbè, non ti ricordi quante ne hai fatte, ma non la prima non si scorda mai, ce la ricordi? Ma guarda, la prima vera, se parliamo di strada, è stata la 100 km di Seregno nel 2017. Io ero andato là nel 2016 a fare la 50, ho visto questa gente che correva la 100, ho detto, ma come si fa a correre una 100? E l'anno dopo ho detto, boh, forse l'anno da giusto per provarci, e la mia prima 100, poi ho anche vinto il campionato italiano, è stata un'esperienza così un po' improvvisata, però alla fine comunque ho portato a casa con un buon risultato e una bella esperienza emozionale, non solo tecnica. Quindi diciamo questo per parlare di passato, invece parlando di futuro, qual è il tuo prossimo obiettivo? Ma adesso, fra poco meno di un mese, c'è una gara internazionale in Olanda, Winschoten, dove hanno anche corso tante volte i campionati mondiali. È un multilab da 10 km. Non ci arrivo come avrei voluto, perché volevo comunque avvicinare le 6 ore e mezza. Cercherò di stare vicino al mio personale, comunque di correre sotto i 4. Ecco, che già comunque non è una cosa così scontata in una distanza del genere. Invece, parlando qui del lago, tornando sul lago, da quant'è che conosci questo evento? Ma allora, prima che venisse comunque a partecipare nel 2019, ne avevo già sentito parlare, e questa cosa anche tecnica comunque di ogni giorno correre una maratona, una 50 km, mi affascinava per mettere proprio anche alla prova il proprio fisico, e ebbi l'occasione appunto di poterci partecipare nel 2019. Poi non feci l'ultima perché già lottava a causa appunto del traffico che ogni tanto c'è qua, ha preso una distorsione, per cui non aveva senso disfarmi il fisico ulteriormente, però diciamo che ritengo di avere comunque vissuto appieno quell'esperienza, anche se ne mancava una maratona, e beh, è stata qualcosa che mi porterò per sempre nel cuore. Quindi un appuntamento rimandato, quella di portare a termine tutta la serie. Vedremo, l'anno prossimo vedremo, una cosa alla volta. Dai, un'ultima domanda: qual è la cosa più bella che i nuovi partecipanti devono aspettarsi da Orta 10 in 10? Ma Orta 10 in 10 secondo me è un'esperienza a 360 gradi, che è un po' il concetto che secondo me è dello sport e della corsa, nel senso che è un aspetto della vita, però qua si porta avanti anche il resto, le amicizie, l'esperienza tra virgolette turistica, e poi diciamo tutto quello che è il contorno della corsa, ma non è solo il contorno, delle volte è anche il piatto principale. Quindi concludendo, viva il Lago d'Orta e la 10 in 10. Grazie Marco. Grazie a voi dell'ospitalità, alla prossima. Grazie mille. Grazie Marco. No, grazie veramente Enzo. Ma chi l'ha scritto?